A Marsica News, Lorenza Panei, presidente dell'ACIAM, ben trovata. Salve. Salve. Allora, come va questa insomma, seminuova Sì, esperienza semi dell'ACIAM? nuova. Beh, insomma, adesso qualche mese è passato, Sì. visto che la mia nomina c'è stata a luglio, diciamo fine giugno del 2013, Come quindi ci si è insomma. ritrovata nel mondo dei rifiuti? Ma sinceramente è un bel mondo, paradossalmente. Beh, decisamente, è un paradosso, È sì. un paradosso, però oggi il rifiuto dovrebbe essere visto come un'opportunità e non come, diciamo, un fantasma che impaurisce il cittadino. A che punto siamo in tal senso? Allora, noi innanzitutto dobbiamo dire che in questa area abbiamo un impianto che poche persone conoscono, purtroppo, che è l'impianto di Aielli, di cui ACIAM è proprietaria. Io poi ci tengo sempre a ricordare in queste chiacchierate Sì. che ACIAM è un'azienda, una SPA che ha il 51% delle quote pubbliche e il 49% private, quindi ci sono 52 comuni soci che sono quindi proprietari di questo impianto. È un impianto che tratta sia i rifiuti indifferenziati che la parte organica. Sì. Io invito, colgo sempre l'occasione per invitare le persone a visitare l'impianto perché è tenuto benissimo ed è un impianto che fa in modo che giungano diciamo, quantità quanto più basse possibili verso le discariche. Quindi è un impianto di trattamento del rifiuto. Allora, quando è arrivata l'ACIAM, Lorenza Panei, come l'ha trovata? In salute oppure in condizioni pessime? No, no, no. Allora, ACIAM non godeva proprio di una salute ottima quando è entrata Lorenza Panei, non era in pessime Una via condizioni, di mezzo, però diciamo. diciamo che purtroppo ho riscontrato che soprattutto nell'ultimo triennio, quindi 2010-2012 e quindi il primo semestre del 2013 si era fatto molto poco, sia perché il fatturato negli ultimi 3 anni è sceso di 1,5 milioni, 2 milioni l'anno. Ci tengo a precisare che ACIAM fatturava 4 anni fa circa 15 milioni di euro. E adesso, insomma, cioè io l'ho ritrovata che a fine 2012 era scesa a 12 milioni di euro. Ma Quindi, di chi è stata la allora, colpa? hanno contribuito sicuramente alcuni comuni e soci che purtroppo hanno appaltato a terzi, pur essendo comunque soci della municipalizzata, il servizio di raccolta. E uno, cioè il più grosso, che poi è quello che mantiene le quote maggioritarie in ACIAM, è il comune di Avezzano. Il servizio di raccolta non viene fatto da ACIAM oggi. Quindi ci sono stati dei contratti abbastanza consistenti con questi comuni che sono arrivati a scadenza e quindi poi il comune stesso ha deciso modalità diverse. Una domanda da profano: sul territorio si muovono l'ACIAM e la Tecneco. Che differenza c'è fra le due società e quali sono i Allora, rapporti? intanto Tecneco fa parte del 49% della quota privata, Sì. dove c'è Tecneco e il gruppo Iren, che è il gruppo, diciamo, la municipalizzata che ha sede a Reggio Emilia e che ha portato diciamo, il know-how nel nostro territorio. Sì. Devo dire che all'interno di ACIAM il rapporto con Tecneco è, diciamo, un rapporto molto buono perché se, io lo dico sempre, che se ACIAM non ha la situazione che purtroppo in questo territorio noi riscontriamo nella gestione di altre municipalizzate, è proprio perché forse con la spinta del privato, diciamo che c'è stata una gestione un po' più accurata. E, diciamo,
Il rapporto è un rapporto molto corretto, di Sì. rispetto, quindi non abbiamo problemi. A che punto è la ristrutturazione della Panay? Cosa, diciamo, cosa Questa è una manca, domanda cosa non strana. Allora, va? intanto, forse per mia deformazione professionale, la prima cosa a cui io ho messo mano, è stata proprio un'analisi accurata di quelle che erano le spese di questa azienda, i contratti in essere con alcuni fornitori, la rinegoziazione delle discariche dove noi portiamo i rifiuti di Aciam, che sono attualmente la discarica di Lanciano e quella di Isernia. E poi abbiamo dato un'occhiata a tutte quelle attività che erano state esternalizzate e che potevano essere riviste sia per quanto riguardava diciamo, lo scopo dell'attività che il costo del servizio stesso. Abbiamo fatto un bel lavoro perché diciamo che già nei primi 6 mesi noi abbiamo ridotto comunque del 20% le spese di gestione e dentro questo 20% c'è anche la riduzione diciamo dei salari del CDA. Io, vabbè, noto che ho rinunciato ad alcuni benefici, non posseggo infatti la macchina del presidente, perché mi è sembrato corretto, visto la situazione finanziaria, ma non tanto, cioè purtroppo io quello che ho trovato Sì. poi si è legato ad un periodo che sta vedendo la gestione del processo diciamo del rifiuto, sì, del trattamento del Tutto, rifiuto, certo, tutto il tragitto, tutto il diciamo, un tragitto, percorso sì, del... il ciclo Sì, integrato perfetto. dei rifiuti. Sta vedendo questo processo alla vigilia di un cambiamento consistente per la nostra provincia. A proposito, come sta la Marsica sotto questo punto di vista? Allora, io un'altra cosa di cui mi sono lamentata, ho preso atto che il nostro territorio ha visto la politica assente per la gestione dei rifiuti e devo dire che cioè, siamo arrivati in ritardo proprio a questo cambiamento, no? Cioè, noi in questo territorio avremmo dovuto fare un discorso di squadra, almeno con i gestori presenti, per fare in modo che riuscissimo a trovare una soluzione che ci vedesse comunque insieme a mantenere gli impianti fissi esistenti, e gli impianti non è solo quello di Aielli, ma anche quello di Sulmona, del Cogesa, e poi c'era poi quello di Sante Marie che poi andò a fuoco, comunque era sempre un impianto fisso. E che vedesse poi, che ci vedesse sempre insieme nei servizi di raccolta, di spazzamento, quindi un discorso sinergico che facesse in modo che il trattamento dei rifiuti di questo territorio non andasse non solo fuori territorio, fuori provincia, ma addirittura fuori regione. Cioè, noi stiamo rischiando che per un lavoro superficiale di comunicazione, ma anche di condivisione di punti comuni nella gestione del processo, stiamo rischiando che i grossi, cioè le grandi aziende che hanno il monopolio della gestione dei rifiuti, vengano anche in questo territorio. Sarebbe un bel problema. Sarebbe un bel problema perché vi dico subito che in Aciam, per esempio, attualmente lavorano 85 dipendenti e ci sono altri gestori che comunque hanno diverse risorse impiegate e tutte del territorio. Cioè, noi per esempio in Aciam abbiamo l'amministratore delegato che è di Reggio Emilia, ma perché per statuto il privato con maggior quote ha diritto a nominare La scelta l'amministratore, del... Sì. però i nostri dipendenti sono del territorio, i fornitori che lavorano con noi sono del territorio, per cui io quello che dico è, noi dobbiamo fare uno sforzo per sollevarci da questo provincialismo che ci vede
troppo attaccati cioè al nostro orto, e che poi ci fa sfuggire, cioè, quello che è il grosso problema, no? Perché alla luce di quello che sta succedendo a livello provinciale e quindi regionale, noi dobbiamo velocizzare assolutamente questo processo di aggregazione di gestori. E infatti. Eh sì, entriamo sulla stretta, ecco, sulla stretta attualità, perché, come dire, l'ACIAM praticamente ha invaso le cronache aquilane, ha abbandonato quelle marziane, come mai? Io sorrido perché io quando ho letto quell'articolo, sinceramente, oltretutto io Clamoroso. in genere la mattina leggo i giornali online e il pomeriggio mi diletto con quelli cartacei. Per cui io questo mega articolone di una nostra testata giornalistica l'ho letto nel tardo pomeriggio, ma ho ricevuto diverse chiamate la mattina Ecco, dici che perché la sarà notizia era successo? abbastanza eclatante. Sì. Allora, si parlava di questa volontà di ACIAM Sì. di acquisire la società ASM, che è la municipalizzata in pratica Dell'Aquila. dell'Aquila. Tutto questo, probabilmente queste persone che hanno fantasticato su questa notizia, hanno pensato che il credito che ACIAM vanta da ASM, che è abbastanza pesante perché stiamo parlando di 2 milioni e 300 mila euro, e capisce bene che su 12 milioni di fatturato, cioè, insomma, Insomma, non è incide non poco. una bazzecola. Sì. E devo dire che, aggiungo questo anche, che purtroppo noi con questo credito, cioè, abbiamo sicuramente, cioè, la situazione finanziaria è leggermente peggiorata, no? Perché a questo mettiamoci anche che con la raccolta differenziata è scesa la quantità dei rifiuti. Per cui queste due cose, e tornando comunque alla domanda Ecco, perché principale, allora, sì. la presidente di ACIAM in nessuna riunione ha mai palesato l'idea di voler acquisire ASM, e perché comunque vi dico che questa società, a parte che non è così virtuosa da essere appetibile da, diciamo, tra virgolette, concorrenti, anche se Sì. loro non possiedono impianti fissi, fanno soltanto raccolta. Vi dico anche che la società ASM fattura tanto quanto ACIAM, con un numero di dipendenti che è 2/3 maggiore di ACIAM. Eh beh, Quindi insomma, io non è so un già, io sto bene modello. già con i miei 85 e faccio fatica a mantenere E questo organico. chi ha messo, secondo lei, chi ha messo in giro questa voce? Allora, A chi giova? sapete benissimo che in questo periodo penso che ne sentiremo delle belle, perché questa regione a maggio è chiamata ad un appuntamento elettorale, e leggendo da chi veniva la notizia ho potuto pensare che fosse una, diciamo, una strumentalizzazione utilizzata dall'opposizione del comune A livello dell'Aquila. comunale, sì. Il fatto che io, insieme ad altre figure politiche e agli attuali consiglieri regionali del Partito Democratico, mi sia incontrata con Cialente, era per valutare l'ipotesi di una società Sì. consortile che vedesse comunque una composizione della società che riflettesse in pratica i gestori esistenti. Quindi la società consortile dovrebbe prevedere la presenza di ACIAM, ASM, Segen, Cogesa e altri gestori. Tutto questo per prepararci a quel momento in cui saremo sicuramente chiamati a gara a rispondere, cioè, per la gestione dei rifiuti della nostra provincia. Quindi confermo, lungi da me il pensiero di rilevare una Perfetto. società che a noi, devo dire, ha creato diversi problemi.
come dire, per colpire Cialente, di riflesso si è messo, hanno messo in mezzo Lorenza Ma Vanè, mettiamola così. sinceramente, a me, io tengo a ribadire soltanto una cosa, che purtroppo se si sta, cioè se siamo arrivati a questo punto, perché oggi l'attività dei rifiuti nella nostra provincia è abbastanza turbolenta, Decisamente. quindi se siamo arrivati a questo punto, secondo me è uno per l'assenza della politica fino ad oggi, perché Lorenza Panei non può recuperare un distacco durato anni nella discussione di aggregazione dei gestori. E poi anche perché purtroppo la città dell'Aquila, che ha chiamato ACIAM nel momento del bisogno, all'indomani del terremoto, per smaltire i rifiuti nell'impianto di Aielli, e poi vuoi perché probabilmente il comune non è venuto a conoscenza di quello che il presidente di ASM stava facendo, però noi ci siamo ritrovati nel giro di 24 ore, 31 dicembre del 2013, con cioè, i rifiuti dell'Aquila che venivano trasferiti ad un impianto di Teramo addirittura, eppure fuori provincia. Quindi, insomma, io me ne guarderei bene dall'acquisire una società che alla società di cui io sono il presidente ha creato non pochi problemi. Discorso chiarissimo, noi salutiamo e ringraziamo Lorenza Grazie Panè, per buon l'invito. lavoro. Grazie.